Ciao a tutti. Allora, non guardate in quale condizioni sto, perché no, perché vabbè, sto in pigiama, bellissimo, sono le 11 e qualcosa, penso. In questo video voglio parlare della scuola, siccome è finita l'estate e sta per iniziare la scuola. Alcuni penso che hanno già iniziato. Io inizio la prossima settimana, il 13. Evviva! Tanta felicità e gioia con tanta volontà di andare a scuola. Sì. Allora, prima di tutto voglio dirvi che non vi preoccupate se starete da soli al liceo, perché prima di tutto, cioè io al primo posto, cioè quando stavo alle medie e dovevo scegliere il liceo, ero l'unica che aveva scelto l'artistico e tipo io. Perché nessuno viene con me? Però d'altra parte è stato bello perché almeno così ho avuto il modo di conoscere nuove persone, nuova gente, sì, nuovi compagni. Però il bello è che quando, cioè, sì, quando sono arrivata lì il primo giorno, le mie domande erano tipo: ma sentirò il mio nome quando mi chiamano? Poi, quando andrò nel gruppetto, cioè nel gruppo dove ci saranno i miei compagni, per le scale cadrò? Ma i compagni saranno simpatici e i prof? Tanto ci sarà sempre, sempre i compagni che ti staranno sul cavolo, oppure a quella o quello gli sarai sul cavolo, o anche ai prof. Però alla fine, dai, non è così brutto. Guardiamo il lato positivo, ecco, questo. Che c'è la ricreazione. La ricreazione è il momento più bello. Ovviamente non dovete stare in un angolo come dei ciccioni broccoli. E non pensate che se starete in un angolo verranno dei compagni a parlarvi. No, dovete fare conoscenza. Se no non troverete amici, ecco. Tipo io non stavo in un angolo, però stavo sul banco e accanto a me c'era una mia compagna e tipo tutte e due eravamo timidissime e nessuno dei due riusciva a rivolgere, cioè a parlare. Però alla fine ha cominciato lei a parlare e io tipo: oddio, mi commuovo! Cioè. E poi alla fine siamo diventate amiche. Mi manca tanto e non vedo l'ora di che inizi la scuola, perché, cioè, il lato positivo che inizia la scuola perché rivedi alcuni compagni. Ecco, alcuni. E poi il bello è che oggi, sono andata a ordinare i libri e, cioè, devo fare filosofia, fisica, cioè, madonna. Ne voglio sparare, sparatemi, ve prego. Mamma mia, veramente io non ce la farò. Cioè, già odio la matematica. Ci deve essere pure. Vabbè, filosofia e matematica, anche fisica, vero? Non lo so, però. Sì, cioè, al scientifico c'è filosofia e fisica, vero? Sì, quindi è matematica, quindi non mi piace. Odio matematica con tanto cuore. E quindi vabbè. Bella la vita. Mi fa male la testa, troppo. Vabbè, il video è finito. È un video tipo così, perché mi andava. Quindi sì. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte comunque. E sogni d'oro. Se volete che vi faccio questi video dove tipo sto in queste condizioni, col pigiama, mal di testa e. Ditemelo. E ve lo farò. Vabbè, ciao.